Buonasera e ben ritrovati a Goal Time. Questa sera ultima puntata prima della pausa natalizia. Ci rivedremo poi l'11 di gennaio, tempo permettendo e campi permettendo. Ma come sempre do subito la parola alla nostra splendida Doriana per presentare i nostri ospiti qui in studio. Abbiamo stasera Paolo Denti, allenatore del Montanara. Buonasera. Loris Mazza, vice allenatore del Fidentina. Buonasera. E il nostro Giorgio Mansanti. Detto il manso. Babbo Natale. Babbo Natale stasera. Beh, questa sera è in versione Babbo Natale. Nonno Natale, Daniele. Nonno Natale. Ah. Sei già diventato nonno? No, lo divento. Però. Ah, beh, aspetta allora, quando lo diventi. Insomma, non vanno bruciati i tempi. E poi abbiamo una bellissima mamma Natale, che avete visto, la nostra bellissima Doriana, questa sera in versione natalizia. Andiamo a vedere chi sono invece gli ospiti all'altro village di Piacenza. Linea a Francesca Montanari. Ciao Daniele, saluto te e i tuoi ospiti studio. Come vedi stasera ci ha raggiunto anche Babbo Natale, perché oggi è l'ultima puntata del 2014. Protagonista della serata è l'Arda Calcio. Inizio subito a presentarti gli ospiti di stasera. Franco Castagnetti, vicepresidente dell'Arda Calcio. Giancarlo Bianchi, presidente dell'Arquatese. Marcello Noto, consigliere dell'Alseno Calcio. E Giuseppe Dotti, consigliere dell'Arda Calcio. Adesso passo la parola ad Anna Maria Botti, che invece ci presenta tutti gli allenatori di questa squadra. Grazie Francesca, ciao Daniele, un saluto a tutti voi che siete in studio e a tutti i nostri telespettatori che ogni domenica sera ci seguono da casa. Stasera presentiamo i giovanissimi 2001 dell'Arda Calcio, i giovanissimi 2000, gli allievi 99 e gli allievi 98. Qui vicino a me abbiamo Michele Vitali, allenatore giovanissimi 2001. Brunetti Giorgio, vice allenatore giovanissimi 2001. Davide Rosi, dirigente accompagnatore giovanissimi 2001. Francesco Pellegrini, allenatore giovanissimi 2000. Alberto Maffini, allenatore allievi 98. Giorgio Bersani, accompagnatore allievi 99. Nel proseguo della serata presenteremo tutti questi ragazzi. Linea Parma. Benissimo, grazie. Allora, prima della nostra cavalcata per vedere risultati, commenti e le immagini delle partite, abbiamo 3 minuti di pubblicità. Tagnetti, quest'anno un nuovo progetto che unisce Arquatese, Alseno Calcio e Cadeo Calcio per il settore giovanile agonistico. Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo progetto per cercare di offrire un modo di fare calcio diverso in queste 4 annate in cui siamo riusciti a fare 4 squadre di annate pure. Se fossimo rimasti da soli noi, Alseno Calcio, Arquatese, Cadeo Calcio, non saremmo di certo riusciti a fare quello che stiamo facendo, cioè proporre ai nostri ragazzi di competere in campionati interprovinciali per quanto riguarda i primi anni allievi e giovanissimi, e di riuscire, ripeto, a fare 4 annate pure. Il progetto è innovativo perché lascia alle singole situazioni la propria identità. Sappiamo che nel calcio mantenere la propria identità è importante, insomma, quindi abbiamo lasciato alle singole situazioni sportive aderenti al progetto la parte non agonistica del settore giovanile e la parte dilettantistica, cioè la squadra juniores e la prima squadra. E noi in pratica gestiamo tutti i ragazzi, nessuno escluso, in queste 4 annate, cercando appunto di farli crescere sportivamente nella prima parte del settore agonistico. Dopodiché i ragazzi, finito il percorso, torneranno alle juniores, alle prime squadre, alle società sportive aderenti. Il progetto è proprio innovativo perché non si tratta di una semplice fusione, ma di un'unione con un obiettivo ben preciso. E invece chiederei a Giancarlo cosa vi ha spinto a creare questo progetto. Il fatto che le singole realtà locali in paesi piccoli come Castellarquato, Alseno, Cadeo non consentivano di poter creare squadre numericamente sufficienti e adatte ad affrontare campionati, come dire, in modo competitivo, sufficientemente competitivo, per cui l'unione di alcune società consente di sopperire questa mancanza, questo problema, mantenendo quelle che possono essere le idee che ognuno di noi ha per ciò che riguarda il gioco del calcio, che per noi tutti è sempre uno sport che deve portare a
divertimento a chi lo pratica, nel rispetto delle regole e quindi mantenendo quella parte, l'aspetto formativo che un giovane deve incontrare in realtà serie e possono dare risultati concreti, insomma. Benissimo, linea Parma. Benissimo, grazie Francesca. E allora andiamo con Doriana a vedere i risultati del campionato di Serie D, Girone D. Abano, Fortis Juve 4-0, Bellaria Egea, San Paolo 1-0, Correggese, Rimini 4-2, Este Romagna Centro 0-2, Fidenza Piacenza 0-1, Fiorenzuola Ribelle 2-1, Formigine, Porto Tolle 0-3, Imolese Ceccato Abano 1-1, Mezzolara, Castelfranco 5-3, Scandicci, Montemurlo 1-1. Benissimo, allora la Correggese riapre in pieno il campionato con questa sonante vittoria nei confronti del Rimini per 4-2, ritorna fra l'altro nuova sconfitta per l'Este ad opera del Romagna Centro, il Piacenza ritorna alla vittoria, nuova vittoria dopo quella col Fiorenzuola, ritorna invece la vittoria il Fiorenzuola nei confronti della Ribelle. Da segnalare anche il Delta Porto Tolle che vince per 3-0 sul campo del Formigine. Vediamo anche la classifica che diventa un pochino problematica per quello che concerne il Fidenza, sole due lunghezze a questo punto dall'ultima in classifica, fortunatamente tranne che Romagna Centro che oggi che ha vinto nei confronti dell'Est, insomma un po' tutte le altre squadre hanno segnato il passo, dico bene Manso? Sì, hanno segnato il passo, 13-2 punti, poi è uno perché le ultime due vanno giù secche e quindi io credo che sia un bel problema. Io ero questa settimana mi sono fatto proprio tanto Fidenza perché l'ho visto sia mercoledì che ieri. E credo di essermi fatto un'idea abbastanza importante dei problemi di questa squadra, perché non si possono nascondere i problemi, cioè questa è una squadra che ha fatto 10 pareggi, ha vinto 2 partite, ne ha perso 6, e che fa la differenza sono quei 10 pareggi. Ecco, fra l'altro Manso c'è un solo punto nelle ultime 2 partite, cioè tra il recupero appunto e la partita, sicuramente le aspettative per il Fidenza erano qualcosa. Ma se la sconfitta di ieri ci poteva stare, se si pensava che il campo avrebbe forse aiutato più la squadra meno tecnica, invece è successo, come a volte succede, proprio l'esatto contrario. Ecco, fra l'altro c'è da segnalare anche il discorso che esce un pochino con le ossa rotte, perché la prossima settimana, cioè con 2 squalificati certi, che mi sembra che poi fra gli altri ammoniti ci vada dietro qualche cosa, diventa anche un problema per quello che concerne, diciamo, la perdita del 96 Reggiani e sì, la perdita di Grillo, cioè, sono due perdite toste. Sì, anche perché il Fidenza ha 11 giocatori, cioè 12 possiamo dire, e quindi perdere quello è importante. In più il 96, cioè, non so chi possa giocare, magari loro lo sapranno, però io sono rimasto veramente deluso da questo Fidenza. Dico, ieri credevo che il campo li aiutasse, però invece forse gli ha fatto perdere la corsa, alcuni errori, credo, poi la perdita di Giglioli dopo un quarto d'ora per un gambino che gli ha, credo, forse lesionato il muscolo, non si sapeva ancora niente, ma so che c'era un bello scalino nel muscolo. E quindi... Sì, mi hanno detto che fra l'altro proprio uscendo dal campo c'era un ematoma già sul muscolo. Ah, quindi... io l'ho visto dalla tribuna, cioè veramente non ero vicino. Ecco, ma secondo te qui si riaprono i giochi per il Piacenza? Adesso 9 lunghezze da Rimini. Io ho parlato con Monaco a fine della partita, gliel'ho proprio detto, lui ha detto che non guardano niente, che hanno avuto quel problema in quei 10 giorni in cui hanno perso 2 partite meritatamente, 2 però non meritavano. E ti ricordi quando ti dicevo che il Piacenza, parlo di un mese e mezzo fa, quando ti dicevo secondo me il Piacenza si gioca così, se si appoggia esclusivamente su una punta e gli altri fanno tutti il compitino, non va lontano. Ecco, ieri ho visto un'altra squadra, ti devo dire, gliel'ho anche detto, devo dire che ho visto una squadra in cui tutti si assumono le proprie responsabilità
È una squadra che secondo me va un attimino registrata, forse in difesa, però obiettivamente attaccava a destra, a sinistra, Volpe davvero mi ha impressionato e tutti davano quel qualcosina di più, mentre prima, ti ricordo, tutti facevano davano un qualcosina in meno. No, facevano il compitino, sai, sì. Tanto ci pensa quello là, cioè, hai capito? Certo. Veramente mi ha impressionato e io gliel'ho detto ieri, gli ho detto guarda, secondo me se continuate così riaprite davvero i giochi. Lui mi ha detto, oh ma sono tanti punti, gli ho detto sì, però il fatto è che ci sono 5 squadre che se la possono giocare tutti, quindi possono fare il gioco di quelle di dietro. Certo. Allora andiamo a vedere anche le immagini relativamente appunto a questa partita, immagini che abbiamo avuto grazie alla nostra collaborazione con Piacenza Channel e l'intervista ovviamente del nostro Manso con l'amministratore delegato del Fidenza. Allora, siamo con Giorgio Chiesa, se non sbaglio. Sì. I due gemelli, sai, ve lo dico sempre. Cosa dire di questo Fidenza? Questa è una squadra che si è impegnata davvero alla morte contro una squadra che nel primo tempo li ha, cioè, ha creato 3-4 occasioni da gol, pronti via occasioni del Fidenza. Secondo tempo l'espulsione forse ha danneggiato più il Fidenza del Piacenza. Qualche decisione del mister io non l'ho condivisa, tipo l'uscita di Del Porto, queste sono cose tecniche che non posso chiedere a te, logicamente. Però sinceramente non so come dire di questo Fidenza, parlamene tu, dai. Ma i ragazzi ci hanno messo tanto impegno, oggi su questo campo è difficilissimo giocare, quindi capire che partita è stata oggi non è facile. Abbiamo giocato su un campo che per noi non è un campo. Sono molto preoccupato anche per il futuro, perché se dovessimo giocare sempre su questo campo il nostro campionato prenderebbe una brutta piega. Fidenza ha dato tutto quello che poteva dare, terza partita in 6 giorni. I ragazzi si sono impegnati al massimo. Sulle sostituzioni credo che Del Porto, 5 minuti dalla fine, non possa influire sulla partita. Alcune decisioni arbitrali invece sì, nel secondo tempo non tanto decisioni particolari, ma soprattutto la conduzione di gara non mi è piaciuta, soprattutto con la distribuzione delle ammonizioni, che ci ha danneggiato molto, non solo per questa partita, ma per le prossime. E per noi questo è una brutta tegola, perché ci troveremo con 3 giocatori fuori la prossima partita e questo sicuramente è peggio della sconfitta di oggi. Sì, infatti credo che questo sia proprio la nota dolente della giornata, perché lo diciamo, no? Martinez, Grillo e Reggiani quest'altra domenica non ce li avrete, e credo che con la rosa abbastanza ristretta, quello che diciamo sempre, questo possa incidere non poco. Ma non solo, il fallo fatto nel primo tempo su Giglioli meritava abbondantemente l'ammonizione, il pallone era già lontano quando hanno fatto fallo. E il fallo è stato abbastanza grave, perché il ragazzo ha una brutta lesione al muscolo, e quindi anche lì qualche dubbio sulla condizione arbitrale ce l'ha. Certamente non avrà influito sul gol l'arbitro, lì siamo scesi in campo secondo me non molto concentrati all'inizio del secondo tempo, e quel rimpallo che è capitato sui piedi del giocatore può capitare, sì. Però oggi come oggi giocare a calcio su questo campo è praticamente impossibile, e questo secondo me non ha danneggiato solo noi ma tutto lo spettacolo e anche il Piacenza. Ok, ti ringrazio come al solito e grandi segnalità per questa sconfitta, che però insomma col Piacenza ci sta, no? Diciamo, cioè, sì, anche se voi... hanno un tasso tecnico sicuramente superiore al nostro, che oggi però non hanno potuto neanche dimostrare nemmeno loro. E quindi no, loro buona squadra, Fidenza sicuramente. Non ha potuto combattere con le sue armi, tipo corsa e impegno, perché qui non si poteva correre. No, oggi non si poteva correre, non si poteva giocare e nemmeno i lanci riuscivi a fare, perché il pallone aveva dei rimbalzi assurdi, quindi... Oggi ho visto un brutto spettacolo, però non è determinato dai giocatori ma dal campo. Ok, grazie. Benissimo, eccoci in studio. Allora, Manso, tu che hai visto la partita, l'espulsione, innanzitutto, questo fallo, reazione, secondo te era proprio da rosso o si poteva anche aggiustare con un semplice giallo? Guarda, io dal campo ti dico, non stavo filmando, proprio sto guardandomi la partita, li avevo lì sotto. E per me l'arbitro non aveva sbagliato niente. Poi quando ho rimontato il filmato mi sono visto, ho visto, e secondo me Grillo
Io credevo l'avesse scalciato, invece cercava di stare in piedi, una cosa diversa. E la manata che gli ha dato... C'è una spinta di, sì, c'è di stata, Mauri, è stato, in pratica sembrava che avesse in mano una clava, perché secondo me Grillo un pochino accentuato. Vabbè, però voglio però dire... Io ti dico, però vista dal vivo, io li avrei buttati fuori tutti e due come ha fatto l'arbitro. Sì? Te lo giuro. Sentiamo infatti, Loris, secondo te? Plateale. Il gesto di reazione di Mauri è plateale, non c'è altro da dire. Secondo te comunque è un'azione da rosso questa, diretta oppure... E l'azione diretta da rosso no, sono le reazioni dopo, perché sembra che ci sia, diciamo, tra i due una contesa un po' da saloon, sì. E risolta da Mauri con uno spintone clamoroso, e probabilmente Grillo avrebbe avuto un... Ecco, lo vediamo in un attimo, ma... No, i falli no. Però poi gli sembrava che scalciassero, scalciate, invece ecco, non erano scalciate, ti no, dico no, no, sinceramente. Però diciamo che c'è, i due vengono a contatto. Non c'è stato il tempo di nessuno dei compagni di dividerli e hanno risolto la cosa così in maniera, ripeto, in maniera plateale. Sì, ma plateale, ma non è violenta, voglio dire. Beh, vabbè, ho capito, però... Però è vistosa, è molto vistosa. Non... Devi sempre tenere presente... Qui sembrano che si scalzi. Invece... Poi qui si spinge. Questo lo spinge via. Lui si lascia... Cioè, lui spinto, fa un passo indietro, Grillo, che è bellissimo, dai. Cioè. Sì. Però non mi sembra quella violenza che giustifichi il rosso, ecco. Beh, no. Cioè, è l'atto, perché guarda che il rosso lo prendi anche se tiri un pugno uno e non lo prendi. O se fai l'atto di dargli un calcio. Ma guarda che gli ha tirato un pugno. Di qui l'ha proprio preso con le due mani e l'ha buttato via. Beh, vabbè, ho capito. Mi sei addosso, ti do una spinta. Vabbè, Grillo accentuato. Sono andati fuori tutti e due. Sentiamo Paolo, secondo te? Se incominci a buttare fuori delle persone per una spinta, diventa è che era così evidente, il fallo, non ha capito probabilmente se il fallo, se si erano già scalciati da terra. Ma sembrava di sì, davvero, e poi invece io Dio, ho allargato le mani, invece no, non si sono scalciati, cioè era proprio l'insistenza, tra l'altro l'arbitro aveva già fischiato, e loro hanno, sai come succede, no? Continuano, però... Magari lì ha avuto, in quel momento lì ha avuto il guardaline... Vedi, sembra che scalciano, vedi la testata e poi... Perché c'è l'ha testata. Beh, insomma, cioè, dai. No, c'è testata, dai. Se vedi, c'è il guardaline che gli dice qualcosa, si vede nell'ultima comunque immagine. Lì l'arbitro, per non sbagliare, li butta fuori sempre tutti e due, sì, cioè... Sì. Su questo non ci piove assolutamente. Ecco, lì ti devo dire che il Fidenza, in quel momento, cioè, stava prendendo un po' di campo, e sì. Anche perché credo fosse già sotto 1-0. Sì. E, poi dopo c'è stata anche l'espulsione per doppia ammonizione di Reggiani. E sì, qui, questo poi più avanti, e qui devo discutere col cambio, perché in quel momento le quattro azioni che aveva messo in crisi il Piacenza, fatte dal Fidenza, le aveva condotte del Porto, che sembrava rigenerato rispetto a mercoledì, che mi aveva davvero deluso. Ieri era Milone in campo e il mister l'ha tolto, lasciando in campo le due punte, che erano il ragazzino biondo che aveva sostituito Giglioli nei primi 10 minuti, però lì eravamo già al 35esimo, del 30esimo del secondo tempo, e in pratica il Fidenza lì è morto, è finito, non ha più passato la metà campo. Quindi questa è una cosa che mi ha lasciato molto perplesso, perché a quel punto, a parte che perdi 1-0, anche se sei 9 contro 10, lasci su la terza punta, anche perché Del Porto stava facendo il centrocampista, solo che c'aveva passo, riusciva a portare su quel campo lì la palla per 40 metri, l'ha fatto 3 o 4 volte mettendolo in crisi, prendendo punizioni. E mi ha detto anche mio fratello, che era presente, che la sostituzione di Del Porto l'ha lasciato un po' Il presidente a me mi ha detto mancavano 5 minuti, ma non erano 5 minuti, erano un quarto d'ora più 5 minuti di recupero, erano 20 minuti, perdevi solo 1-0, e qualcuno che calciava la palla da dietro a buttarla su, non c'era nessuno, è uscito Grillo, non c'è più uno che abbia il calcio. E avevi questo giocatore in condizioni strepitose ieri, e l'ha tolto, e infatti poi non ha più fatto nulla, a zero praticamente, è finita la partita. Benissimo, allora adesso andiamo con i risultati di eccellenza con la nostra Doriana. Bibbiano Salsomaggiore 1-1,
Castelvetro Rolo 0-0, Crociati Casalgrandese 2-1, Folgore Rubiera Colorno 0-1, Fidentina Bagnolese 1-0, Fiorano Meletolese 1-0, Lentigione Carignano 4-1, Pallavicino Axis Valsa 1-0, San Michelese San Felice 2-0. Allora, il commento naturalmente del campionato di eccellenza lo lasciamo a Loris Mazza che... No, ma scusa, io l'ho chiamato, cioè non mi fai parlare mai dell'eccellenza. No, deve parlare lui, scusami, sei venuto qua a rubarmi un posto. Sì, Allora, prego Loris... A parte che è simpaticissimo, cioè io ho 10 minuti che ho passato qua, cioè al telefono l'altro giorno, cioè così. Grazie. Allora... Commento di Loris, allora, vediamo anche la classifica in sovraimpressione così. Allora direi che intanto in testa c'è ancora il Rolo che fa molta fatica a perdere, non ha perso uno scontro con il Castelvetro che è una squadra candidata anche lei, non è avanti come le altre ma ha un punteggio importante. E una squadra importante che sicuramente arriverà tra le prime 3 o 4. Quindi il Rolo che resiste, però sta rimontando molto molto forte il Lentigione che ha una batteria di giocatori che insomma sarebbe tra le in buona posizione forse anche nella categoria superiore. Ti devo interrompere. Prego. Perché Daniele, ti ricordi tre settimane fa quando ti avevo detto se le altre vanno avanti così il Lentigione ritorna lì? Aveva credo 9 punti. Sì. 9 o 10 punti, no? Gli ho detto guarda che queste si fermano e infatti, no scusa, ecco, ma io perché volevo fargli capire quanto ne capisco di calcio, no? Perché lui mette sempre, mi mette sempre in dubbio. Io però vorrei fare una domanda, cioè a Loris, no? Cioè, Loris, cioè, il prossimo anno qua potrebbe esserci un derby tutto di Fidenza, tra Fidentina e Fidenza, ma sarà in eccellenza o in Serie D secondo te? Beh, l'augurio è proprio di Serie D, grazie per l'assist, però credo che adesso insomma mi sembra piuttosto prematuro perché la nostra società si è attrezzata bene per fare un ottimo campionato quest'anno, adesso noi stiamo arrivando nelle posizioni che ci competono, stiamo facendo delle buone gare, è un bel filotto di partite che stiamo facendo. Oltre che dei risultati, delle buone prestazioni, credo che oggi sia il finale di stagione, diciamo di anno è stato molto positivo, sia per la vittoria, sia per la prestazione, contro una squadra che due domeniche fa era prima. Bisogna fargli complimenti, perché è un'ottima, ottima squadra. Senti Loris, ma oggi voi avete giocato sul campo lì, sul comunale di Fidenza? Noi oggi abbiamo giocato sul comunale di Alseno. Ah, di Alseno? Di Alseno e ci siamo finalmente ripresi quello che ci è stato tolto 2 settimane fa e anche 3 settimane fa, quando abbiamo dovuto giocare al Ballotta, che è in condizioni, permettetemelo, proibitive. Sì, era così la scorsa settimana, era così ieri, è stato così con il Carignano. Insomma, abbiamo avuto dei terreni di gioco abbastanza improponibili. Oggi invece la Senese, a cui va i complimenti per averci fatto trovare l'impianto come si deve, un buon terreno di gioco, dimensioni non eccezionali, ma però veramente dove si può giocare a calcio. La partita è stata, ovviamente noi siamo contenti perché abbiamo vinto, ma la partita è stata bella a prescindere, con 2 squadre. Completo poi l'informazione, sì, diciamo, sul campionato. C'è poi un blocco centrale con Axic Valsa, San Felice, Folgore, Colorno, Casalgrandese e mi fermerei Casalgrandese, che hanno, e anche Fiorano, sono le classiche squadre di eccellenza dove almeno 5-6 nomi sono di ottima qualità, dentro, diciamo, nella distinta degli 11. E poi c'è la parte conclusiva dove purtroppo ci sono un po' troppe parmigiane, però è anche vero, cioè, che oggi in tutti tranne il Colorno, cioè scusa, che Colorno oggi ha fatto, sì, una grande vittoria importantissima, perché sennò dopo la sconfitta di domenica si è ripreso molto bene in trasferta, quindi evidentemente la caratura del Colorno è buona comunque sicuramente. Tanto per non parlare solo di parmigiane e piacentine, solo una domanda, ma io San Felice che lo mettevo tra le
tra le candidate, un stesso gruppo arrivato in alta classifica l'anno scorso, migliorato di 2 o 3, qui adesso lo trovo a 22 punti, era 2 6 punti settimane fa era tra le prime 4. Tra le prime 4, ma cosa però è successo di tutto evidentemente, perché sono usciti dei giocatori che erano quelli che hanno portato il San Felice al secondo posto o al terzo posto l'anno scorso. Evidentemente dei dissapori interni hanno fatto perdere alcuni giocatori importanti, penso a Giuriola e altri. Evidentemente adesso qui stanno cercando di rifare, diciamo, il gruppo, però insomma il gruppo dell'anno scorso è stato sgretolato. Ah, quindi, ecco, vedi che però... cosa è successo. E poi prima vittoria di Pietranera, che dopo 3 sconfitte consecutive è riuscito a vincere oggi contro una squadra che tutti mi dicono noiosa, quest'Axis Valsa. Noi ci abbiamo anche perso in casa, quindi... Quindi voi lo sapete meglio, meglio di Pietranera. Sì, sicuramente sì. Comunque complimenti al Pallavicino, perché è un segno che non stanno mollando niente dopo un periodo abbastanza nero. Adesso si sono ripresi abbastanza. E poi, come sentiremo, la vittoria importantissima e credo che nessuno si aspettava dei Crociati contro la Casal Grandese, che era una squadra in crescita, 3 vittorie filate, veniva... da 3 vittorie filate, sì. Quindi credo che sia stato importante, anche perché hanno sbagliato anche un rigore, i crociati, e quindi credo che sia stata una bella prova di forza. C'era Bazzarini veramente molto contento, l'abbiamo intervistato. Andiamo a vedere appunto Bazzarini, l'intervista del nostro Manso. E Notari, che è l'allenatore della Casal Grandese. Benissimo, interviste post partita, Crociati Noceto, Casal Grandese. Allora mister, io ero di là a vedere l'altra partita Fellino Montagni, però sentivo tutte le urla, mi hanno raccontato di un bel Crociati che ha sbagliato un rigore, che è andato in vantaggio, è stato raggiunto, 2 ottime parate, mi hanno detto ma il portiere della Casal Grandese è Buffon? Dai, raccontaci la partita, perché io so solo questo. Voglio fare un complimento al gruppo, perché abbiamo una squadra molto giovane e oggi hanno fatto una partita di alto livello su tutti i punti di vista, sia tecnico, tattico e atletico. C'era da battagliare, c'era da combattere contro una squadra che potenzialmente era più forte di noi, quindi i ragazzi hanno interpretato la partita nel miglior modo. E dovevamo sicuramente vincere per le occasioni create, loro non hanno creato praticamente niente, hanno sbagliato un calcio di rigore, però insomma, abbiamo vinto meritatamente, c'è da un buon auspicio per il futuro e chiudiamo l'anno con una vittoria che è sempre molto importante, la ritengo fondamentale. Sì, anch'io guardo la classifica e... Allora, c'è qualche problema nella sincronizzazione della video e vediamo se riusciamo a recuperarlo prima della fine. Allora, adesso andiamo con i risultati del campionato di promozione, parola alla nostra Doriana. Bianca Azzurra, Fai Galileo 0-2, Carpaneto Fontana Audax 1-1, Castellana Soragna 0-2, Castelnovese Cadelbosco 1-0, Il Cervo Medesanese 1-0, Montecchio Luzzarra 0-2, Royal Fiore Brescello 1-4, Traversetola Monticelli 3-2, Valtarese Gotico Garibaldina 0-1. Bene, andiamo anche a vedere la classifica relativamente al campionato di promozione. Adesso le lunghezze tra il Brescello e il Carpaneto diminuiscono, a questo punto sono 7, se non vado errato. Se però è dobbiamo, non è l'opinione. Sì, dobbiamo ricordare però di quello che potrebbe succedere, nel senso che questa penalizzazione che pende sulla testa del Carpaneto, 3 punti sembrerebbero sicuri, più 3-4 punti, quindi il Carpaneto deve stare molto attento a questo Brescello che si fa sotto e gioca con un cinismo eccezionale, e poi andremo a vedere le immagini appunto della partita. È un grandissimo momento, però io continuo a dire che il Carpaneto vincerà il campionato con 10 punti di vantaggio, anche se gli danno 7 punti di penalizzazione. No, io... Puoi scommettere? No, io sto c'hai a vedere, già una pizza, io guardo... Ecco, scommettiamo un altro. Io guardo quelli che sono i risultati, come stanno andando le cose, poi voglio dire, ovviamente, il Carpaneto è una grande squadra e nulla toglie il Carpaneto, così come anche il Brescello è un'altra grande squadra, insomma, quindi
E poi questo gotico Garibaldina, perché attenzione, il gotico molla, Garibaldina non molla, è sempre lì dietro, anche lui è sempre con questa politica dei piccoli passi, però vince anche se per 1-0, ma sai, comunque i la sorpresa di giornata è Luzzara, che è andata a vincere dopo 3 risultati negativi, è andata a vincere a Montecchio, che Montecchio sappiamo tutti che è una delle squadre più forti, ed è andata a vincere con Tagliaferro, che l'ha comprato negli ultimi tempi, cioè credo a novembre. Beh, io direi invece ancora più sorprendente il risultato del Soragna, che è andato a vincere 2-0 sul campo di Castel San Giovanni a Castellana, che è, esatto, che è una squadra. Vabbè, però, è una bella squadra. Sì, però se tu, 3 punti. Ho capito, Soragna, però oggi Castellana, Soragna diviso da un punto alla prima di ritorno, logicamente. Però sai. Sì, vabbè, ho capito, però cioè, sono squadre che si equivalgono. Soragna è una bella squadra. No, ma io non sto dicendo, però guarda che allora no, sorpresa, Castellana era 28 punti, il Soragna è andato a 27 dopo questa vittoria, quindi erano 4 le lunghezze che la dividevano. Ma prova a guardare. Ma poi sappiamo che la Castellana è una bella squadra. E poi un'altra pensione sorpresa che ormai sapevamo tutti, oltre al Fontana, che sono, credo che il Cervo, Fontana e Traversetolo siano le 3 squadre, cioè in pratica il Montecchio è più forte di queste 3 squadre e gli è dietro. Qualcosa che non funziona c'è nel Montecchio. Il corridoio. Dici? Il campo è denominato da mio fratello il corridoio. Quindi il campo non aiuta. Adesso mi farò dei nemici a Montecchio, ma lo dicono anche loro. Cioè, è un campo che secondo me, quando si fa un'apertura sulla fascia, la palla è nel giardino di casa di qualcuno, insomma, è veramente complicato giocare di sopra. Però sicuramente, come diceva Manso, Luzzara era in un periodo particolare, cioè non ne stava vincendo una. Sì. Vincere lì vuol dire che è successo qualcosa di importante. In settimana, tra l'altro, è arrivato Caggiati, che è stato tagliato dal Carignano in eccellenza, uh-huh. E era stato conteso anche dalla Picardo, però ha preferito andare a Luzzara, ha segnato Tagliaferro una doppietta oggi, e quindi credo che un pochino si siano ripresi. Sempre difficile, una squadra che sta andando bene, che è al di sopra delle righe, perché ha viaggiato al primo, secondo posto per Luzzara, dici? Sì, Luzzara, per 2/3 dell'andata, come hanno comprato 3 giocatori importanti, sono arrivate 2 o 3 sconfitte filate. La risposta è: il calcio è fatto di equilibri. E quindi è quello che diciamo sempre. Benissimo, andiamo a vedere adesso le immagini della partita tra Royal Fiore e Brescello. Al comunale di Gossolengo la match clou del campionato di promozione tra Royal Fiore in maglia bianco-viola e Brescello in tenuta giallo-blu. Al quarto parte subito bene il Brescello, Anceschi prova il tiro, ma salva Mahabum Song. Ancora Brescello, sempre Anceschi a riprovarci, questa volta salva Frattini. Al 21esimo bel tiro dalla distanza di Degni del Brescello, anche questa volta Frattini para. Al 30esimo il Brescello va in vantaggio, è Ferretti a segnare questo gran gol al volo dalla distanza. Al 33esimo l'arbitro concede il calcio di rigore per fallo di mani di Salvaggio della Roia. Proteste di tribuna e giocatori. Sul dischetto trasforma Pioli e il Brescello si porta sullo 0-2. Al 37esimo Royal all'attacco, occasione sprecata per Baldrighi che solo davanti al portiere si divora un'occasione d'oro. Al 39esimo calcio di punizione battuto da Centi, il pallone finisce tra le mani di Carrà. Al 42esimo calcio d'angolo, colpo di testa di Centi che insacca il gol dell'1-2. E con le immagini passiamo ai secondi 45 minuti di gioco. Parte subito bene Royal Fiore e al 7esimo bella azione di Signaroldi che si invola sulla destra, tira e Carrà para. Al 10esimo bella azione del Brescello, mischia in area, alla fine Anceschi insacca il gol dell'1-3.
Il 18esimo il Brescello ha una bella occasione con Anceschi che prova il tiro, ma il pallone finisce di pochissimo fuori. Al 27esimo è ancora il Royal Fiore a provarci con Burso e Carrà para. Al 29esimo palla prima intercettata dal portiere, ribattuta Roncarotti, mette la palla nel sacco per il gol dell'1-4. Dopo un doveroso ringraziamento per l'ospitalità a Gianluca del Gossolengo, Francesca Montanari ha il suo microfono con Salvatore Rizzo, presidente del Royal Fiore, Giuseppe Carpi, direttore generale del Brescello, Cesare Vitale, allenatore del Brescello e Sandro Melotti, allenatore del Royal Fiore. Niente, oggi è stata una bella partita, Brescello, secondo me la squadra più forte che ho visto sia l'andata che al ritorno di questo campionato, qualcosa in più anche del Carpaneto secondo me. I miei ragazzi hanno fatto un'ottima gara, il risultato un po' fasullo, però non perché si meritava di fare qualche punto, ma diciamo che è stato troppo largo. Auguro al Brescello di fare il miglior proseguo del campionato e non iniziare a riprovare i miei ragazzi. Menti. Siamo molto contenti, i ragazzi si stanno impegnando al massimo, ascoltano il mister come in poche occasioni mi è capitato di vedere, siamo estremamente contenti di questo gruppo, secondo lui farà molto bene anche in futuro. Mister, partita finita nel migliore dei modi, 4-1, direi che i suoi le hanno fatto un bellissimo regalo di Natale. Beh sì, noi veniamo da un momento, oserei dire, eccellente, perché nelle ultime, credo, 8 partite abbiamo fatto 7 vittorie e un pareggio. Quindi la squadra è in salute, mi dispiace adesso sta sosta perché ci ferma in un momento in cui veramente stiamo bene. Però oggi la partita è stata in bilico per un certo punto, col Royale che lottava in tutti i modi. Poi però dopo il secondo tempo siamo riusciti a fare le cose che riusciamo a fare normalmente, giocare più palla a terra, più in velocità e abbiamo chiuso la partita. Diciamo che ci voleva sta vittoria perché comunque adesso con la sosta, dopo abbiamo la ripresa, due squadre sicuramente che ci daranno battaglie per i play-off, quindi Castellana e Montecchio, e quindi aver messo del fieno in cascina è meglio così. Ha qualcosa da recriminare? No, no, direi che è stata una partita di una correttezza unica, una partita dove francamente abbiamo approfittato un po' di qualche ingenuità della loro difesa, che è molto giovane, difesa giovanissima quella del Royale, e io invece ho attaccanti esperti, quindi qualche situazione abbiamo sfruttato a nostro favore, però direi che è stata una partita che abbiamo fatto abbastanza bene, insomma, non benissimo, perché possiamo fare anche meglio in certi frangenti, però abbiamo fatto bene, insomma. Benissimo, rieccoci in studio. A questo punto facciamo la moviola su questa partita, se siete d'accordo con i nostri ospiti, allora cambio un pochino i piani con il nostro regista Pietro Fantuzzi. Allora Pietro, andiamo sulla partita del Royal Fiore, che è il quarto episodio che abbiamo messo in scaletta, per andare a vedere questo calcio di rigore che è stato concesso a favore del Brescello. Allora, perché qui naturalmente le proteste da parte di giocatori e pubblico del Royal Fiore sono state tante, allora andiamo a vedere, anche perché eravamo sull'1-0 e naturalmente il calcio di rigore trasformato ha portato le squadre sul 2-0. Allora, se Pietro siamo pronti, andiamo a vedere questo episodio, eccolo qui. Allora, Brescello in attacco. Allora, vediamo questo Mani. Che mi sembra in effetti molto ravvicinato. No, no, è rigore tutta la vita, perché sono amico di Beppe Carpi. Non funziona così. Può funzionare. È rigore perché sono amico di Salvaggio. Paolo che mi sembra l'unica persona obiettiva qui, allora. Dare di questi rigori mi dispiace molto. Beh, cioè, poi se li prendi contro, secondo me non è possibile. Non è un tiro in porta. Molto ravvicinato. Non è un tiro in porta, non è un passaggio vincente. C'è il braccio basso. Non esiste. Scusa, Daniele. Dimmi. Ma poi fuori il tocco, forse. Il tocco, al di là che è proprio sopra la riga. Sì, i due giocatori sono sopra la riga.
Sì, i piedi mi sembrano che siano la palla dentro, parte dal basso, va verso l'alto, cioè, quindi incoccia via, diciamo, la mano, il braccio del, sì, del calciatore del Fiore, che credo sia Salvaggio. È Salvaggio? Sì, Mattia. Credo che, cioè, è impossibile che sia volontario, è questo il concetto. Sì. E non c'è neanche il braccio che, no, ma che allarghi, esatto, la figura. Lui non allarga la figura, perché la palla gli arriva dal basso verso l'alto. La mano doveva veramente portarla soltanto dietro, ma non c'è il tempo fisico. Quindi vuol dire che il 20 o 30 centimetri di spazio non possono essere causa del rigore. Io dico solamente che se qualsiasi altra squadra non sarebbe rigore, però il Brescello... era rigore marcio. Ma guarda che il Brescello secondo me non aveva bisogno di questo calcio di rigore. C'entra, ti fa mica però, schifo. No, danno, ho capito. Però bisogna anche essere un attimino obiettivi. Io sono obiettivissimo, ho detto che per qualsiasi altra squadra non sarebbe stato rigore. Per Beppe Carpi invece era rigore marcio. Allora, vediamo che sono pronti da Piacenza in linea all'altro village a Piacenza. Vediamo chi sono gli ospiti al microfono delle nostre Francesca Montanari e Anna Maria Botti. Inizio subito con Giorgio Brunetti, vice allenatore dei Giovanissimi 2001. Giorgio, com'è allenare questi ragazzi e come state andando con la classifica? Beh, allenare i ragazzi è bello, dà soddisfazione, e buono. In classifica siamo ben messi, siamo metà classifica, siamo contenti. E... ruolo difficile quello dell'allenatore? Sì, io sono vice, l'allenatore è il mister Michele Vitali, poi c'è Davide Rosi, andiamo d'accordo, un bel gruppo e siamo contenti. Benissimo, invece passiamo la parola a Marcello Noto, allenatore degli allievi 98. Anche per te la stessa domanda, com'è allenare questi ragazzi? Loro sicuramente è una soddisfazione, perché comunque loro ci mettono del loro fanno del loro meglio per cercare di portare a casa sempre il risultato. E comunque diciamo anche noi, per quanto riguarda la classifica, siamo a metà classifica, comunque c'è il girone di ritorno e sicuramente faranno meglio per cercare di stare nei primi posti della classifica. Comunque come squadra, diciamo, è una new entry, perché comunque questo progetto che è nato, diciamo, l'Arda Calcio sta cercando di essere sempre presente più nel territorio e chiaramente dà soddisfazione proprio alle persone che sono dentro in questo progetto, insomma, ecco, mi sento di dire questo. E meglio l'aspetto tecnico o tattico per i ragazzi? Allora, diciamo che l'aspetto tecnico e tattico, diciamo, per adesso non si guarda, perché comunque, diciamo, è proprio come dicevo prima, mi ripeto, è un progetto, quindi non abbiamo uno storico, come diciamo, per capire un attimino cosa può succedere. Noi ci stiamo cercando di mettere sia tempo che soldi e tutto per cercare di portarli in prima posizione, insomma, se è possibile. Basta, quindi per adesso staremo a vedere cosa succederà. Benissimo, invece passiamo la parola a Francesco Pellegrini, vice allenatore dei Giovanissimi 2000. Come stanno andando i tuoi ragazzi? Beh, hanno fatto un ottimo campionato, siamo arrivati quarti in classifica, per cui abbiamo ottenuto un ottimo risultato e devo dire che è molto stimolante lavorare con i ragazzi, abbiamo creato un ottimo gruppo, i ragazzi si impegnano e è molto bello, ecco. Poi anche questa nuova società che è nata, penso che abbia creato qualcosa di veramente interessante nel panorama calcistico piacentino, ha creato qualcosa di nuovo, ecco. E che prospettive avete? Beh, sempre di fare meglio, il girone di ritorno speriamo di arrivare più avanti del quarto posto e di andare avanti così, di creare qualcosa anche per il futuro. Benissimo, invece passiamo la parola a Giuseppe Doti, dirigente accompagnatore degli allievi 99. Difficile ruolo il tuo? No, non difficile, per il semplice fatto che parte dei ragazzi li conosco da anni, da quando erano molto piccoli, arrivando da Cadeo, quindi conosco parecchi dei ragazzi. Sono ragazzi che ci stanno mettendo tanta buona volontà e si è formato un bel gruppo, anche con la fusione che c'è stata si è formato un bel gruppo. Siamo sesti con 12 punti, quindi possiamo essere soddisfatti, punto. Per quello non va bene così, ecco.
Benissimo. Allora, Daniele, ti ridò la linea. Benissimo, rieccoci in studio. 3 minuti di pubblicità e poi avremo i risultati e nuove immagini da proporvi. Bene, rieccoci in studio. E prima di tornare alla cavalcata con i risultati, vi ricordo che oggi c'è stata la finalissima per quello che riguarda la Coppa Emilia della provincia di Piacenza, delle squadre iscritte alla Lega di Piacenza, e questa finalissima era tra Vigolzone e Fontanella Tese. Andiamo a vedere come sono andate le cose. A Cortemaggiore va in onda la finalissima di Coppa Emilia tra Vigolzone in maglia giallo-azzurra e Fontanella Tese in tenuta biancorossa. Parte bene la Fontanella Tese e dal sesto su calcio di punizione Loschi si trova sui piedi la palla giusta ma viene contrastato al momento del tiro. Al 20° proteste del Vigolzone per un presunto mani in area di un giocatore della Fontanella Tese. Per il signor Forlini tutto regolare. Al 27° azione in profondità Bazzarini Viani che al momento della conclusione si lascia ipnotizzare da Pincolini. Al 34° brivido per la Fontanella Tese su calcio d'angolo la respinta di un difensore per poco non si trasforma nel più classico degli autogol. E con le immagini passiamo i secondi 45 minuti di gioco. Al 20° proteste della Fontanella Tese per un presunto mani in area di Rizzo non ravvisato dal direttore di gara. Al 21° gran tiro di Bazzarini, Pincolini si salva in angolo. Al 22° sull'angolo successivo la palla arriva da Aquino, appostato sul palo opposto, che con un gran tiro infila il gol dell'1-0. Al 29° ci prova la Fontanella Tese su calcio di punizione con Cardinali, la palla sorvola la traversa. Al 30° grande slalom di Rovida che supera 4 avversari, palla per Viani, tiro da dimenticare. Al 45° azione sulla destra di Bazzarini, palla al centro dove Viani non arriva e la palla si spegne sul fondo. Al 46° atterramento di Barbarini al limite dell'area, non ravvisato dall'arbitro. Al 48° arriva il triplice fischio del signor Forlini e si scatenano le proteste della Fontanella Tese per il mancato recupero del tempo perso. Il Vigolzone festeggia invece la vittoria della finalissima. Al nostro microfono l'allenatore della Fontanella Tese Peraldi, il match winner Aquino e l'allenatore del Vigolzone Forlini. Recriminazione sì, perché nel momento del loro gol noi ormai avevamo la partita in mano, non riuscivano più a ripartire assolutamente, anzi pensavo di andare in vantaggio prima dei calci di rigore, poi purtroppo abbiamo dimostrato un'ingenuità clamorosa su un calcio d'angolo, dovevamo già respinto la palla, ci siamo dimenticati di marcare i giocatori in area e purtroppo lì si prende gol. Ingenuità che si pagano a caro prezzo in queste partite. La cosa che mi ha fatto rabbia è che l'arbitro a un certo punto ha un po' perso la testa, si è fatto un po' ingannare da certi atteggiamenti di gente più esperta di noi, perché noi non siamo capaci in certe cose, quindi quello mi ha fatto un po' arrabbiare, però alla fine non è che abbia inciso sul risultato assolutamente. Oggi è andata bene, ho fatto gol, ringrazio il mio amico Capuzzo, se vuoi venire. Gliel'hanno tirata contro, grande gliel'hanno tirata contro la palla. Vende i polli, bene anche. È una giornata importante perché abbiamo vinto la Coppa a livello provinciale, però da qui a salire in prima categoria la strada è molto lunga, c'è il girone a 3, ne rimangono 9, ci sono 3 gironi a 3, è ovvio che adesso rimangono le altre 8 squadre molto forti, ce le andremo a giocare a viso aperto come abbiamo fatto in questa finale e basta, ce la giocheremo tra un paio di mesi nel girone a 3 e poi ce la andremo a giocare anche in campionato perché mancano 13 partite, vediamo cosa succede. Benissimo, allora andiamo a vedere anche gli episodi che hanno o potrebbero aver condizionato questa partita con la nostra moviola di Pietro Fantuzzi, il nostro regista, e partiamo dal 20° del primo tempo con primo mani in aria, questa volta in area della Fontanella Tese. Vediamo un attimo, qui c'è il cross. Ovviamente le proteste dei giocatori della Vigolzone. Boh. Io avevo già, pancia.
Io non li do mai quando rimbalza a mezzo metro col braccio abbassato, perché scusa, ma di cosa qua non si vede. L'arbitro lo vede di cosa lo prende, perché è lì davanti. Sì, lui, l'arbitro, fra l'altro, ha fatto segno proprio che il giocatore ha preso quella coscia. E allora perché ce lo fai vedere se no, la coscia? Piano un attimo, prima coscia e poi mano. Ah, beh, allora non è mai esatto, si batte prima un'altra parte. La gente reclama, io faccio vedere perché sono puntuale nel far vedere. Ma poi, scusa, anche questa partita, perché ce la fai vedere? Io come voglio bene vedere la Fontanella Tese, ma era la Coppa Piacentina. E non poteva mica vincere uno di Parma, Ma dai, per piacere. Allora cosa c'entra? Voi giocate la Coppa Piacentina. Paolo, scusa, mi dai una chiave di lettura, tu che sei la persona no, qui. No, a me è sembrato che l'arbitro abbia usato lo stesso metro di giudizio in tutti i casi di mani in area, sia da parte dell'attaccante del Fontanella Tese. Sono due, questo era comunque il primo, andiamo per ordine, questo era il primo. Ma anche nel primo adesso se vuoi andiamo a vedere il secondo, perché poi ce n'è un altro. Questo era il primo e siamo nel primo tempo. Al 20esimo, guarda caso, stesso minuto, il secondo tempo, altro mani, invertite la situazione, perché questa volta è il cross della Fontanella Tese e qui... Qui ha quella famosa regola che dice che se allarghi la tua figura è mani. C'è il discorso che è molto vicino. Però insomma, il braccio mi sembra anche molto largo. Però è il gesto naturale di uno che, uno che si gira. Cioè... Sentiamo Paolo cosa dice, che è la persona mia di fiducia. No, ascolta, è vero che ha allargato il braccio, ma non è un tiro in porta. Quello è vero. Non andava da nessuna parte. Io guarderei sempre il seguito dell'azione. Sì, però lui non può sapere chi ha dietro. Cioè, che tocchi con la mano è innegabile, che cambia direzione la palla. Perché lui sta girandosi. Si sta girando, ha visto che l'ha toccata, si sta... No, ma io ragazzi non sto dicendo... Io ce l'ho, io ce l'ho con questo regolamento, perché è fatto da gente che non ha mai giocato a pallone e che è sempre stata seduta sulla seggiola. Perché, ad esempio, ti danno mano, se allunghi il piede destro, automaticamente chi ha giocato sa che allarga la mano sinistra dall'altra parte. Per equilibrio. Il calcio è fatto di equilibri, no? E noi, le nostre asticelle sono le braccia. E quindi quando andiamo, allunghiamo un piede, si allarga la mano dall'altra parte. E questi non lo capiscono, cioè hanno fatto questo regolamento che è assurdo. Tu, se hai qualcuno che calcia davanti, allunghi il piede, no? E se sei in corsa, alzi la mano. Allora Manso, io su questo episodio qua chiedo il rigore. Poi se me lo danno, lo prendo. Se non me lo danno, tacco. Però lo tieni. Lo chiedi. Quello di prima è stop di pancia. Dicasi stop di pancia. Però qua tu lo chiedi. Lo chiedi o no il rigore qua? Qui lo chiedo. Sì, dai. Io lo chiedo. Lo puoi chiedere. Perché mi viene istintivo. No, ma è normale. Perché questo si chiama anche alettone aperto. Beh, chiaro. No, però ti dico, sinceramente, io vorrei tornare alla decisione dell'arbitro. Mi affido all'arbitro sul fatto della volontarietà. Lo so, perché tutte queste cose sono ridicole. Giusto. Allora andiamo avanti. Ultimo episodio è sul quale naturalmente la contestazione qui è stata forte ed accesa, soprattutto dopo il fischio finale, per questo atterramento al limite dell'area di Barbarini. Allora andiamo a vedere le immagini. Qui l'arbitro non concede il fallo naturalmente reclamato dai giocatori della Fontanella Tese. La palla non la tocca assolutamente. O è morto, no, un colpo. No, può darsi che ha dato un colpo. Andiamo a vedere con perché la lente. Guarda che la palla continua ad andare dritta. Allora guardiamo, ecco, attenzione. Lì. Palla. Eh beh sì, lo prende proprio sulla gamba d'appoggio. È fuori area. È una bella punizione noiosa. È una punizione molto noiosa. Sì, è una tibiata. Anche perché siamo a 46esimo. È proprio una tibiata. Forse con la gamba sinistra addirittura. A parte che anche in televisione, sai quando corri che ti toccano appena il piede dietro, che tu poi ti fai lo sgambetto da solo, in televisione non lo vedi mai. Molto spesso allora, qui Paolo, calcio di punizione, secondo te? Sicuramente. Loris? Netto.
Manso? Beh, non lo so, è dimmi. È niente, tanto non faceva mica gol, perché ho visto come tirano le punizioni. Che facevano gol, non è calcio di rigore. Ho visto come tirano le punizioni, mettono il corpo. Per Aldi, se hai bisogno di qualcuno che insegni a tirare le punizioni, chiamami. Ok, allora abbiamo visto anche questi episodi. Prima di andare avanti con i nostri risultati, c'è qualche messaggio? Sì, allora... Quella dell'Alda Calcio è una gran bella iniziativa, un modo nuovo di credere e lavorare con i giovani calciatori. Complimenti Davide. Benissimo, quindi complimenti all'Alda Calcio che sono i nostri ospiti a Piacenza questa sera. Poi, di questo Sporting Fiorenzuola, prima in classifica contro ogni previsione, ne vogliamo parlare, buona serata e tanti auguri. Ecco, non eravamo ancora arrivati, risultato, Sporting Fiorenzuola c'era il recupero, oggi con la Folgore ha vinto 2-1 e a questo punto è solo in vetta alla classifica. Con 29 punti, secondo il Caorso, a 27, Corte Calcio 26, col Fontanellato, che sorprendentemente, vero Paolo, è davanti alla Fontanellatese. E poi c'è un piccolo scalino dove ci sono il Senese e San Lazzaro, però credo che sia davvero un bel campionato. Questo è bello, perché è bello. 5 squadre che se lo possono giocare. Io Fontanellato del mio amico Musi lo tirerei fuori, perché già lì è una cosa incredibile, però sappiamo com'è il pallone. L'entusiasmo è quello che porta sopperisce a tante mancanze. Volevo arrivare lì. Quindi ne abbiamo parlato, giusto? Benissimo, okay. Andiamo avanti Doriano. Poi dicono, il campionato lo vince il Brescello, il Carpaneto arriva al terzo posto, mentre il Medesano e Valtarese retrocedono, Giovanni. Mi dispiacerebbe molto per i miei amici di Medesano. Posso Ferricò? Sì, sì, per Marco. Andiamo avanti. No, Doriano è un'opinione. Vabbè, io fatti cor. Sì. Diamo qualche rigore alla Gazzano oggi 3 per vincere contro il Tonotto Mandregolo. Gazzano, vabbè, che ricordiamo tiene la prima posizione in classifica, poi non è, va bene, no? Sono pochi, ne volevano di più. Ne ha fatti due. ha vinto 2-1, quindi no, ecco, tre rigori presi è un buon. Beh, dobbiamo anche ricordare che la Gazzanese che continua a essere la mia preferita. Ne parliamo poi. La Gazzanese non doveva stravincere il campionato. Sì, ne parliamo dopo. Ne parliamo lo dopo. Farà andiamo, dagli tempo. Spero di no, tra il mio amico Paino. Una critica al Manso. Manso, ma che partita hai visto? Il Piacenza ha giocato bene? Ha giocato come al solito, solo che ha trovato contro nessuno e ha vinto di fortuna. Poi Del Porto migliore in campo, ma se non ha fatto un tiro in porta, Gianluca. Forse Gianluca non ha sentito quello che ho detto. Ho detto che lui faceva il centrocampista aggiunto e ha portato palloni per 30-40 metri nell'area avversaria e quindi era anche logico che poi scaricasse. Scaricare, non so se sai cosa vuol dire. Scaricare vuol dire che la dà alla punta. E quindi è logico che poi se va il tiro, a parte che su quel campo già fare 40 metri era l'unico di tutti i 22. Il Piacenza, inutile dire che non ha giocato contro nessuno perché... è vero, poi non mi sembra che... No, la partita è stata interessantissima. Esatto. E il discorso che non, di giocare su quel sabbione lì, o sei forte o non vinci, non la porti a casa una vittoria. Andiamo avanti, Doriana. Basta così? Sì. Allora passiamo ai risultati del campionato di prima categoria, girone A, così andiamo a vedere anche il discorso della Gazzanese. Ah, non ne avevamo ancora parlato. No. Oh. Ecco qua, risultati. Bobbiese, Borgonovese 0-2, Borgo San Donnino, Nibbiano 1-1, Casalese, San Secondo 1-6, Madregola, Gazzanese 1-2, Sarmatese, Baby Brasil 1-1, Vialorese, Ponte Nuorese 1-0, Vigolo, Valtidone 0-1, Rottofreno, Noceto 0-0. Benissimo, a questo punto commento alla Gazzanese che tiene la vetta della classifica, però è importante anche il risultato del San Secondo che rimane agganciato alla vetta solo in 2 lunghezze, la squadra di Mister Pompini. Il Noceto che ha pareggiato nell'anticipo l'altra sera con il Rottofreno, un solo punto, e invece il Nibbiano che non riesce, beh, non riesce insomma, a vincere. Ha giocato contro Borgo San Donnino, che in teoria tra le 4-5 squadre più forti del tuo campionato. Certo. Noceto che è in un periodo di flessione, però motivato dal fatto che aveva infortunato
sia le due punte, Boateng che Marenghi, e quindi cioè, sono andati un po' in difficoltà, anche perché Cassi notoriamente, come tutti i Colored, soffre un po' la nebbia, e quindi d'inverno, questo non so se, ma è vero questa cosa che dicono tutti, che i Colored d'inverno funzionano meno? Beh, se lo chiedi a me sicuramente sì, sono un grande esperto di colore. Ma c'è mai avuto un colore di squadra? Tantissimo. Io mai, neanche uno. Io ne ho avuti tre. Ce l'hai avuto qualcuno? Io ne ho avuti tre. Sì, sì. Ed è vera questa cosa? No, io ne ho avuto uno che adesso gioca a Madregolo, ma assolutamente... Andava più forte d'inverno? Uguale, assolutamente uguale. Io credo a quelli che mi dicono che d'inverno vanno un po' meno. Ma no. Io faccio così. Comunque no, a parte gli scherzi. Adesso c'è Cassi che è rimasta l'unica punta e l'altro è il ragazzino. Te lo ricordi come si chiama il ragazzino? Paolicelli. No, quell'altro. Quello che aveva fatto due o tre gol. Beh, comunque. Boni, bravo. Il discorso è che, sai, senza Boateng, senza Marenghi, diventa difficile anche battere il rottofreno, che loro mi hanno detto che hanno fatto 3 o 4 occasioni da gol, però anche rottofreno, due ripartenze molto pericolose. Tornando alla Gazzanese... Rottofreno del mio carissimo amico Soressi, a cui mando tanti auguri e un bocca al lupo per il campionato, perché è un po' in fondo. Un po'? Perché non è proprio ultimo. Facciamo vedere la classifica. Ha fatto quello che dicevamo prima, in pratica certi equilibri dello spogliatoio non vanno toccati, loro erano contentissimi dei giocatori, non hanno preso neanche una mezza figura, proprio hanno lasciato tutto uguale. E solo che qui succede la rovescia, prima le vincevano tutti, adesso saranno tranquilli e non le vinco più. No, però... Sì, Maceto, no. Comunque sta facendo un signor campionato. Ascolta, solo la difesa è impenetrabile come quella dell'anno scorso. C'è Rizzolini, c'è Minardi. Si sono rinforzati. Però nelle ultime partite... Se non fai gol, hai fatto 3-0-0. Esatto. Questo che... Le due punte che hanno preso per fare i gol, insomma, mancano tutti e due, quindi esatto. È chiaro che in questo momento... Poi sul campionato, adesso la Gazzanese è la corazzata che tutti sappiamo. Il San Secondo è una corazzata anche lei. Il Libiano, nella mia idea, arriva davanti al Noceto e San Donnino arriverà sicuramente, se non a pari al Noceto, lì vicino. Sì, no, sarà bello anche i valori sono questi. Sarà bello seguire anche i playoff, perché non dimentichiamo. Saranno bellissime partite. E qui io sono convinto, a differenza. Ma dipende anche poi chi arriverà primo, perché tu dai per scontato che vince la Gazzanese. No, ha già vinto. Secondo. Non è che dico per scontato, per me ha già vinto. Se sei secondo, comunque, non è male. Comunque sarà bellissimo, perché io credo che a differenza del sai, B, qua è quello che si desidera. Lo lasci dire. Prego. Che a differenza del B, qui si giocheranno tutte le partite, perché sai che c'è il discorso dei 6 punti. Certo. Cioè tra la seconda e la quinta, se ci sono più di 6 punti, non si gioca. Qui io credo che le giocheranno tutte le partite, mi sbaglierò. In questo caso non si giocherebbe. Non si giocherebbe. Se fosse finito, dai perché ci sono 10 punti. Dai tempo al tempo. Dai tempo al tempo, perché il Borgo oggi ha fatto un risultato che secondo me può essere la svolta del campionato. Se perdevano oggi non ti avrei detto questo. Va bene. Però ha perso anche la Bobbiese, in casa con la Borgonese. La Bobbiese che era, tu sai che era seconda, era messa lì, però sta perdendo in casa. Che è una cosa strana, tenendo presente anche che... Volevo invitare Mr. Macchetti stasera, poi ho guardato e ho detto chiamo Loris Mazza, che sicuramente vince. Con la Bagnolese, almeno uno che vince ce l'abbiamo. Non dirlo per l'amore Paolo l'ha dato per scontato che perdeva. Non dirlo per l'amore del cielo. Va bene. È che gli ho detto così. Assolutamente. No? Allora, devo chiamare Macchetti, ma so che perde. Allora, prima di passare al campionato di prima categoria, girone B, abbiamo 3 minuti di pubblicità. Benissimo, allora con Doriana andiamo a vedere i risultati del campionato di prima categoria Girone B. Bella Rosa, Puglianello 1-2, Felino Montagna 2-1, Langhi Ranese, Lesignano 2-0, Marzolara, Gattatico 1-2, Piccardo, Savoré,
Felina 1-0, Real Valbaganza, Basilica 2000 1-2, Sant'Ilario, Barcaccia 0-1, Vezzano, Solignano 0-2. Allora Manso, commento e poi andiamo a vedere le immagini della partita tra Felino e Montagna. Bellissimo ancora il testa a testa tra Langhiranese e Piccardo. Oggi la Piccardo ha vinto contro il Felina al 92esimo, dopo aver giocato, in pratica hanno fatto l'assalto forte a Pasch. Mi hanno detto che il Felina si è difeso molto bene, con ordine, però cioè, è stato proprio, hanno creato 10-12 occasioni a gol, problemi anche loro grandissimi di campo a San Polo, in pratica non si può giocare a pallone, e stanno anche pensando di trovare un'alternativa. Poi altre partite importanti, credo che sia la sorpresa del Marzolara, che è in una fase calante incredibile, credo che abbia fatto pochissimi punti nelle ultime partite, oggi ha perso col Gattatico. Real Valbaganza Basilica, mi hanno detto di un Basilica un tantino fortunato, anche se sarà portato sul 2-0, perché il Sala ha disputato un'ottima partita. Ancora il Puglianello che vince con il Bella Rosa e lo inguaia, perché il Puglianello, che era ultimo in classifica, adesso sta facendo punti. Io sono andato a vedere Felino Montagna, partita bellissima, aperta a tutti i risultati, forse più occasioni da parte del Felino, però il Montagna negli ultimi tre minuti si è mangiato due gol di quelli potentissimi. Allora andiamo a vedere le immagini Felino Montagna. Allora mister, una vittoria salutare, un recupero di qualche giocatore importante. Io non so se, cioè, come occasioni da gol ne ha avute forse qualcuno di più il Felino fino a tre minuti alla fine, quando loro hanno sbagliato due gol davvero importanti. Quello che ho visto io è che nei momenti migliori di una squadra, l'altra creava occasioni da gol. Questa partita mi rimangono le 6 o 7 occasioni create da voi, le 5 o 6 da loro, una bella partita per la prima categoria, due squadre che cercano di giocare a pallone, e siccome il Montagna credo che sia una squadra forte, voi mi avete fatto davvero un'ottima impressione. Ho sbagliato tutto, mister? No, secondo me l'hai vista bene. Una settimana ho parlato con i ragazzi, ha deciso di giocarci un po' a viso aperto, perché sapevamo che loro, le loro forze davanti, avevano delle defezioni dietro, e proviamo ragazzi a giocarci un po' a viso aperto, in gioco contro punte, speculare a loro. Le occasioni sono state veramente tante, sono stati bravi anche i portieri, anche la fortuna un po' ci ha premiato, quando si fanno queste imprese un pizzico di fortuna ci vuole. Mercoledì siamo stati raggiunti al 93esimo a Gattatico, oggi l'ultimo minuto il nostro avversario hanno finito un'occasione importante. Prendiamo questi tre punti, ci vogliono fare un bel Natale, abbiamo fatto un gioco d'andata secondo me da 6, non di più, oggi come si dove torna, abbiamo cominciato... Però mister, lo devi dire, cioè hai giocato il giro d'andata con mezza formazione titolare, no? Cioè, lo so che non lo puoi dire, io no, sì, ma però... La rosa è fatta di 23 giocatori, quindi usiamo quelli che ci sono. Chiaramente Saccani non lo scopo io, che se manca Saccani noi perdiamo molto. Oggi Manuel è rientrato, è tutto bene, speriamo nel ritorno di poterlo utilizzare in maniera maggiore. Ecco. Comunque anche gli altri hanno fatto il loro, oggi si è vista anche una squadra che ha saputo soffrire, ha saputo correre, si è sacrificata. Tutte le cose che ci diciamo in settimana, oggi abbiamo messo in campo, e quando giochiamo così, secondo me noi meritiamo anche di stare a sinistra della classifica. Appena vogliamo un attimo, le buschiamo praticamente da tutti, questo è chiaro. Beh dai, non esagerare, cioè, è una squadra abbastanza importante, che si sente no, tutti. A volte posso citare delle partite dove... Ecco, uno o due l'ho visto. L'atteggiamento era diverso e le abbiamo preso delle legnate calcistiche. Dai mister, buon Natale. No, buon Natale anche a voi. Grazie, ciao. Grazie a tutto. Ciao.
Allora, una sconfitta che secondo me, cioè, se io fossi un giocatore di montagna, cioè, brucierei come una scheggia, perché in pratica avete creato tantissimo, anche loro. Io ho detto al mister del Felino che nei momenti in cui la squadra avversaria giocava di più, l'altra creava occasioni da gol. Proprio due belle squadre in cui gli attacchi forse erano più forti delle difese, anche se hanno segnato poco, perché di occasioni ne avete create davvero tante, sia voi che loro. In effetti le occasioni le abbiamo avute, e soprattutto le abbiamo avute tante nel secondo tempo, grosse, perché effettivamente comunque ci siamo trovati parecchie volte davanti al portiere e non siamo riusciti a sfruttarle. Poi, come ben hai detto tu, alla fine anche loro hanno avuto delle occasioni e sono stati più bravi che noi a sfruttarle, quindi sì, il risultato più giusto secondo me era un pareggio, considerato le occasioni che abbiamo fatto noi e quelle che hanno creato anche loro. Poi le ultime due occasioni nel recupero, quelle gridano vendetta, perché due volte l'uomo davanti al portiere. Dobbiamo essere più cattivi davanti al portiere, e se vogliamo starla davanti e comunque dare un po' di lotta a quelle che sono le prime della classe, che sono Langhierano e Piccardo, effettivamente dobbiamo sfruttare quelle che sono le occasioni che ci capitano. Poi ci sono delle volte che può andare bene, delle volte che può andare meno bene. Oggi purtroppo è girata in maniera storta e non siamo riusciti a portare a casa neanche un punto, anche se effettivamente la prestazione comunque è una buona prestazione. Poi è ovvio che nel calcio contano i risultati, quindi... Beh, comunque io mi sono divertito davvero, l'ho visto, cioè, logico che uno neutrale che vede 12, 13, 14 occasioni da gol, questo, cioè... questo è importante da un lato, ma da un lato bisogna vederla anche in maniera pessimistica e dire che effettivamente forse dobbiamo lavorare un po' sulla fase difensiva. Tutte e due, comunque. Ok, ti ringrazio, buon Natale. Benissimo, quindi abbiamo visto anche le immagini di questa partita e adesso ci andiamo a collegare con Piacenza, vediamo chi c'è con Anna Maria Botti. Siamo con i protagonisti della serata, i futuri campioni dell'Arda Calcio. Qui con me il capitano degli giovanissimi 2000, Luca Asti, esterno sinistro, 5 gol, a detta del suo allenatore molto tecnico, buon tocco di palla, molto tranquillo. Cosa ti senti di dire, Luca, ai tuoi ragazzi della tua squadra da capitano? Io credo che quando sono arrivato qua all'Arda Calcio non pensavo di arrivare così in alto nel girone di andata e di giocarci anche i regionali. E credo che la nostra squadra sia una squadra molto unita e divertente e che si concentra, possa creare un bel calcio e un bel gruppo. Credo che noi possiamo puntare nel girone di ritorno a vincere il campionato, e anche che prima, quando le altre squadre pensavano di vincere facile contro il Cadeo, l'Arquatese e l'Alseno Calcio, adesso devono pensare a tutt'altro contro l'Arda Calcio. Chi vuoi salutare, Luca, a casa? Io saluto la mia famiglia e auguro un buon Natale a tutti gli appassionati di calcio. Bravo Luca, un applauso a Luca. Presentiamo adesso il capitano dei giovanissimi 2001, Kevin Faiferri, attaccante, a detta del suo allenatore, molto veloce e molto disponibile verso i suoi compagni. Cosa ti senti di dire, Kevin, ai tuoi ragazzi della tua squadra da capitano? Io vorrei dire
che secondo me questa nuova associazione è stato un nuovo modo di giocare a calcio per noi. E le squadre che c'erano prima non sarebbero state in grado di fare quello che abbiamo fatto noi in questa prima parte della stagione. Secondo me, voglio salutare la mia famiglia e vorrei dire grazie a tutti gli allenatori. Bravissimo Kevin. Presentiamo adesso il capitano degli allievi 98, Gerald Tudini. Attaccante, bomber con 22 gol, ragazzo solare a detta del suo allenatore e molto volenteroso. Capitano, cosa ti senti di dire ai ragazzi della tua squadra? Beh, che siamo arrivati a metà classifica, l'anno prossimo puntiamo a vincere il titolo. Come capitano devo dire che dobbiamo impegnarci di più e dare il massimo. Saluto la mia famiglia. E infine abbiamo il capitano degli allievi 99, Fadel Sanogo, alla sinistra, 6 gol, a detta del suo allenatore, un ragazzo molto veloce. Cosa ti senti di dire ai ragazzi della tua squadra? Che quest'anno siamo una nuova società, che ci siamo affiliati con le altre squadre e nonostante essendo tutti di diverse squadre, per formare una squadra siamo riusciti a ad ottenere ottimi risultati e quindi abbiamo fatto gruppo e quindi niente, ne vado fiero. Saluto i miei parenti e auguro un buon Natale a tutti. Bravissimo, adesso andiamo a presentare tutti i ragazzi giovanissimi 2000. Mi chiamo Federico Nelli, gioco nell'Arda Calcio 2000 e gioco centrocampo centrale e voglio augurare un buon Natale e buone feste a tutti gli appassionati di calcio e in particolare anche alla mia famiglia. Prego. Mi chiamo Fariselli Luca, gioco in difesa, ho fatto 3 gol e vorrei salutare tutti gli appassionati di calcio e in speciale la mia famiglia e al mio mister che oggi non è presente. Mi chiamo Giancarlo Pollorsi, gioco nell'Arda Calcio, sono un esterno destro, ho fatto 3 gol e voglio salutare la mia famiglia. Mi chiamo Alessandro Cappellani, sono un attaccante, ho fatto 7 gol. Ti vuoi salutare? La mia famiglia. Forza. Presentiamo adesso i giovanissimi 2001. Mi chiamo Davide Trombetta e gioco a terzino sinistro e voglio salutare la mia famiglia e auguro a tutti buone feste. Mi chiamo Mattia Pellegrini, gioco nell'Arda Calcio 2001, voglio salutare la mia famiglia e tutti gli appassionati del calcio. Ciao, mi chiamo Cristian Lavecchia, gioco davanti alla difesa e vorrei augurare buon Natale a tutte le famiglie e in particolare alla mia famiglia. Mi chiamo Emanuele Solari, sono un centrocampista sinistra e voglio augurare un buon Natale a tutti. Ciao, mi chiamo Leonardo Brambilla. Gioco come attaccante destro e voglio augurare buon Natale a tutti. Ciao, mi chiamo Useni Nonni, faccio l'ala destra e saluto tutta la mia famiglia. Mi chiamo Singa Kashdeep, soprannominato Marco, gioco ala sinistra e auguro un buon Natale a tutti. Mi chiamo Riccardo Gravaghi e voglio augurare un buon Natale a tutti. Sono Mustafa Compaore, faccio l'attaccante e saluto la mia famiglia. Mi chiamo Ayub Igli, faccio il portiere e saluto la mia famiglia. Mi chiamo Claudio Ghizzoni, faccio il difensore e voglio augurare un buon Natale a tutti. Sono Brar Saib, faccio il terzino destro, voglio augurare a tutti buon Natale. Ciao, mi chiamo Mattia Ponzione, sono un centrocampista centrale e voglio augurare buon Natale a tutti e alla mia famiglia. Quanti gol hai fatto quest'anno? Boh, chi si ricorda? Tanti, non te li ricordi? Presentiamo gli allievi 99. Sono Thomas Noto, faccio difensore centrale, auguro un buon Natale a tutti e saluto la famiglia. Mi chiamo Alberto Bersani,
Faccio il portiere, voglio salutare tutti i miei amici e la mia famiglia. Mi chiamo Davide Borelli e gioco a centrocampo. Saluto la mia famiglia e auguro un buon Natale a tutti. Mi chiamo... Sì. Mi chiamo Amza Mari, faccio l'esterno. Attaccato. Sono un po' cattivi i tuoi compagni perché ti fanno ridere, E voglio salutare amici e familiari. Mi chiamo Matteo Doti, faccio il portiere e vorrei salutare amici e familiari. Mi chiamo Compaore Bubacar, faccio difensore centrale e saluto la mia famiglia. Sono Marco Carpino, faccio il centrocampista centrale e auguro buon Natale a tutti. Mi chiamo Andrea Valenti, sono terzino destro e auguro un buon Natale a tutti. Presentiamo gli allievi 98. Mi chiamo Filippo Eleuteri, gioco come centrocampista, auguro un buon Natale alla mia famiglia e ai miei amici. Ciao, sono Andrea Testa, gioco alla destra e auguro un buon Natale alla mia famiglia. Ciao, mi chiamo Andrea Lavezzini, faccio il portiere e saluto la mia famiglia. E infine abbiamo... Ciao, mi chiamo Simone Manzi, sono un terzino destro e auguro buon Natale a tutti. Basta. Benissimo, da Francesca. Farei un grossissimo applauso a questi ragazzi perché sono davvero bravissimi, quindi un applauso enorme. E noi, oltre ad aver festeggiato il Natale, oggi abbiamo anche brindato perché il vicepresidente Franco Castagnetti compie gli anni. Come ci si sente con un anno in più? Non molto bene, perché gli anni cominciano a crescere, però l'entusiasmo per il calcio rimane vivo e quindi io auguro a tutti un buon Natale, e felice anno nuovo a tutti i ragazzi e a tutti i loro familiari. Un grossissimo applauso allora. Daniele, ti ridò la linea. Benissimo, rieccoci in studio. E allora c'è un messaggio per Loris Mazza, esatto. Doriano, allora andiamo a vedere che cosa chiedono al nostro mister. Vogliono sapere se Pesaro del Pro Piacenza può arrivare a gennaio alla Fidentina. Il secondo posto è un obiettivo possibile per la Fidentina? Intanto si chiama Pasaro. Pasaro, infatti. Pasaro. 95. Che è un 95 che abbiamo già avuto, diciamo, due campionati fa. Che è un mio idolo, 100 è un ragazzo, gol negli allievi. È un ragazzo d'oro che però in questo momento è nei professionisti, quindi è da un'altra parte, cioè in un altro calcio. E quindi non riusciamo veramente a immaginarci qualcosa che però di... non gioca, cioè... Lo tengo tre anni che non gioca. Due, credo due. Due anni e mezzo. Non gioca, cioè adesso io capisco che... Cioè, le caratteristiche di questo ragazzo le conosciamo tutti a Parma, come le conoscete voi a Piacenza, però obiettivamente lì non gioca e io non so... Perché sono stati i primi loro a credere in palla. Parecchio, insomma abbiamo visto... L'avevano preso dalla seconda categoria. Vabbè, cioè, ho capito, io l'avevo dalla visto... Dalla Bassa Parmense. Ascolta, io l'avevo visto dalla Bassa Parmense, no, credo, contro il Valgotta, sì, credo che fosse. Sì. Cioè, c'aveva 15 anni, ho detto, ma quello lì chi è? Cioè, è una cosa incredibile. Sì, sì, beh, per... Non avete fatto una gran scoperta, No. No, però, sto scherzando. Ce ne sono tante, però, però ha fatto il centravanti in eccellenza. No, ho capito. A 17 anni. A 17 anni, no, ma infatti. Ha fatto delle cose importanti. No, stavo scherzando. Solo che deve imparare, perché non li facciamo imparare questi ragazzi? Beh, andiamo a vedere i risultati della seconda categoria, girone D, perché a Parma oggi la seconda categoria è giocata. Anche la terza. Anche la terza. Bardi, Montanara 4-0, Felegara, Folgore, Fornovo 2-2. Questa è la C. Fraore, Lemignano 2-2. Sì. Sala Baganza, Ghiare, rinviata. Sivizzano, Mercuri 3-2, Valgotra, Fornovo 2-2, Vico Fertile, Borgotaro 1-2. Benissimo, allora, commento, lo fai tu? No, aspetta, devo fare il commento, devo fare... Mi inquadrate ragazzi? Sì, sì. Mi stai inquadrando? Sì, sei inquadratissimo. No, perché devo dare il panettone a Paolo, perché... Perché gli dai il panettone? Perché ha perso la classifica... piange, siccome è un amico. Perché pensa che tanto non riuscirò a mangiarlo il panettone. No, mai lo mangi, dai. Cioè, però
però a me piace il Pandoro e quindi okay, ha sbagliato tutto. Allora facciamo senti, allora così. Paolo, fallo tu il commento no, dai, su questo campionato. Posso farlo fare da lui? Sì. Posso mettermi il cappello? Mi puoi dare la classifica? Prego, che sì. Ecco, allora facciamo vedere la classifica, Pietro, della seconda categoria, Girone C. Allora, i valori di inizio anno erano quattro squadre sulla carta, come sempre, e come sono i valori d'estate. Quattro squadre su tutte, Fornovo e Bardi che erano retrocesse dalla prima categoria. Il tuo Lemignano. Il mio Lemignano. Il Ghiare che... E il Ghiare che comunque sono, lì, sono tre anni che lotta tutti gli anni nelle prime due o tre posizioni. Quattro, però quest'anno è stato deludente il mio amico... È deludente, però non dimentichiamoci che è nelle nove squadre che si giocheranno la prima categoria in Coppa. Sono d'accordo. E quindi una squadra forte e completa come è il Ghiare. Sì, ma se dovesse vincere il recupero con il Salavaganza è già nei play-off. Sì, si può dire che è lì. E quindi queste erano le quattro squadre che si dovevano giocare. Il Bardi è molto competitivo, molto forte, sono molto completo. Il Fornovo ha avuto qualche problema di spogliatoio, di squalifiche, che non so come sistemeranno, se poi qualche punta sono andati via. Hanno pareggiato domenica con il Fenegara e oggi con il Valgota. Che hanno preso Del Nevo, che è il capitano della Valtarese, sì. Insomma... adesso a dicembre. Ecco Paolo, cosa manca alla tua squadra per essere maggiormente competitiva? Alla mia squadra, noi siamo il peggior attacco del campionato, in assoluto il peggior attacco, e quindi manca un po' di fiducia, nel senso che anche oggi per un'ora abbiamo tenuto bene col Bar, ma assolutamente bene. Quando poi prendi gol non riesci a recuperare. Si fa fatica. Senti, ma avete... il mio pupillo Pontremoli come ti è sembrato? Io dico che questo seconda categoria non c'entra niente. No, con la mia testa sarebbe in eccellenza. Ma davanti anche Cavazzini è molto bravo. Cioè un altro piccolo pupillo. La velocità e la tecnica di Cavazzini, cioè insomma in seconda categoria sono sprecati. Ecco Paolo, sul mercato di riparazione pensate di poter portare qualcheduno? Magari qualche attaccante senza che... soldi fai fatica a fare. C'è da dire mancato. Che questa è, perché non l'abbiamo detto, no? Questa però è una delle poche squadre che davvero spende zero. È la pura verità. Sono tutti amici. Adesso dovrebbero iniziano da martedì, l'ultimo allenamento che facciamo prima di un po' di sosta. 3-4 ragazzi nuovi, ma anche oggi hanno giocato due ragazzi nuovi, un 96. Ma dove trovi tutta questa gente? Siete partiti in 27, siete rimasti in 20. No, adesso c'è un po' di cambi, si sta cercando di sistemare la rosa, qualcuno è andato via, qualcuno è stato lasciato a casa. Tu sai siamo che in pieno cantiere. Lui è il decano degli allenatori parmensi. 32 anni, giusto? 32 o 31? Questo è il 32esimo. 32 anni interrottamente in panchina, non sono tanti. Complimenti, complimenti. Quello... anche perché mi sembra molto giovane, quindi ha cominciato prestissimo. No. Levesmel Cook, mi ricordi quando Zugheva, quindi c'è... Sono... Un 5, Paolo ce lo diamo. Un pochino di anni ce li ho, ce ne ho 56, quindi... Sì. Vabbè, diciamo che ho rotto i legamenti. Ti ho fatto dei tunnel. Quando una volta... No, ti picchiavo sempre. Ah, quindi. Ok. Picchiavi me, no? Beh, sai, 32 anni, 56, cioè significa che sì, 24 quando, è quando ho dovuto già in smettere per la rottura dei legamenti, non avrei mai pensato di cominciare a fare allenatore. Poi, perché lui è stato allenatore per tanti anni di Juventus Club. Sì, 13 quanto anni. Quanto hai vinto con la Juventus Club? Juventus Club abbiamo vinto un campionato di seconda categoria, abbiamo fatto tre ottimi campionati di prima, e ho vinto almeno 6 gironi fra giovanissimi e allievi regionali. Ci siamo spiegati, no? Certo. Allora, andiamo a vedere adesso i risultati del campionato di seconda categoria, girone D. Cervarese, Skanderbeg 0-0, Juventus Club, Audace 4-4, Mezzani, Terre di Canosso 0-2, San Leo, Aurora 1-0, Traversetolo, Astra 0-0,
Torrile San Polo, Sorbolo 2-2, Tortiano Bassa Parmense 0-0. Che bello. Allora andiamo a vedere la classifica. Guardati la classifica adesso quando compare, è bellissimo, sì, questo campionato. Qua si alternano, continuano a rubarsi punti tutte le squadre. Adesso, tra l'altro, le due sorprese incredibili sono e che esistono, vero Paolo? San Leo e Tortiano. San Leo e Tortiano, che diciamo, ci sarebbe anche l'Aurora lì, che l'Aurora è stata penalizzata. Vabbè, però okay, l'Aurora viene dalla prima categoria. Beh, vabbè, però sai benissimo anche sì, loro hanno cambiato tutto. Beh, però hanno mantenuto, è un gruppo da tanti anni che giocano insieme con Giovanni Mezzadri, che conosciamo benissimo, molto bene, sì, che abbiamo vinto, abbiamo vinto un campionato a Noceto con Giovanni Mezzadri, e quindi ci voleva un po' di assestamento, non sarebbe rientrato nonostante quei punti lì, ed è saltato fuori ancora Sorbo, sì, che lo mettevamo nelle sì, prime, però obiettivamente da essere secondo no, come Juventus Club era tra le prime, ma noi pensavamo sempre allo Skandenberg come la squadra più forte. Ha preso ulteriori giocatori anche nel mercato di dicembre, ha preso Arpino dal Montanara, che aveva smesso quest'anno ed era uno dei giocatori in assoluto. Alla fine Paolo forte, chi vincerà secondo te? In questo girone? Beh, la Juventus Club davanti ha probabilmente il reparto più forte di tutta quella... Più dello Skandenberg? Lo Skandenberg è vero che è forte. Beh, Santana è un giocatore adesso non da secondo, ma è meno da promozione. Santana però, cioè, era stato a Svizzano, era stato da altre parti, non aveva fatto tantissime cose come quest'anno, perché era nelle giovanili del Salso. Però le caratteristiche la Juventus Club ce n'ha tanto, poi ha preso adesso Maestri. Ha preso un altro mio pupillo, una delle persone più belle del calcio dilettantistico di terza e seconda categoria, Parmense. E questo alla fine, alla lunga, può fare un po' la differenza, l'attacco più forte. E dietro? Cervarese ha preso due brodi in questa settimana importantissimi. Il Mezzani rispetto al campionato dell'anno scorso sta deludendo, però non ha la squadra dell'anno scorso. Non c'è da dimenticarsi che è vero che noi delle volte parliamo, ma bisogna anche vedere quali sono gli interpreti. Bene, andiamo a vedere anche i risultati del campionato di terza categoria. Senti come ci taglio. Mi piace che parliamo di tutti, perché sennò alla fine scatta la fine. Ma abbiamo gli orari, no? Qua, No, gli orari ci sono ancora 10 minuti, quindi non abbiamo tantissimo. Ok, allora, risultati, terza categoria. Arsenal con Bisalso 1-3, Basilicanova Zibello 0-2, Bedognese Virtus 2-4, Calestanese, Berceto 4-0, Coop Nord-Est, Dinamo Solignano 4-0, Palanzano Interclub 2-0, Sissa Compiano 2-1, scusate, Team Carignano Varanese 1-0. Benissimo, allora commento Giorgio per quello che riguarda la terza categoria di Parma, vediamo anche la classifica, come si è sistemata. Ho risultato dei miei valligiani... con Pianesi, che davvero mi ha lasciato, quando l'ho visto non ci volevo credere, eppure oggi hanno perso col Sissa, che in pratica era terz'ultimo in classifica, e così si sono lasciati distanziare dalla Calestanese e sono lì, adesso solo due lunghezze, hanno il commissario. Anche la Varanese ha perso col Team Carignano, che in pratica Team Carignano è mina vagante, perché sono stati in cima alla classifica, poi hanno infilato qualche risultato negativo, ma oggi battere la Varanese, che ha proiettato al terzo posto, credo che sia stata una cosa, la seconda anzi. Compiano comunque davvero non so cosa è successo, però perdere Sissa è una cosa incredibile. Una partita ti può capitare, no, Compiano sta facendo... È vero, però non dimentichiamo che il Compiano ha tre giocatori di prima categoria. Sì, Micheli. Cioè, De Micheli. No, Micheli, Derek. Micheli Valtarese. Giocava a Solignano. Sì, ho capito. L'anno scorso era la Valtarese. E qui se la giocheranno, perché noi continuiamo a dire che sono tre posti, speriamo che siano tre posti,
Comunque io credo che le siano le prime quattro che se le giochino. Lo Zibello troppo altalenante, l'Arsenal uguale, il team Caragnano ancora. Logico? No, volevo dire, cosa è successo? Un campionato straniero anche. Perché? C'è lo United e la Dinamo in fondo. Sì, l'Arsenal. No, è lo Scandenberg. Sai cos'è lo Scandenberg? United, Dinamo, Arsenal. È il nome del... No, Scandenberg è di là che la squadra... La nazionale albanese. Ah sì, no, sì, ma lo Scandenberg è la squadra di chi ha comperato il Parma, di Tacci, no? Si è fatto tardi, sono andato via con la testa. Succede, Comunque abbiamo il team internazionale. Poi 16 c'è squadre. Arsenal. Arsenal. 16 Dinamo. Squadre. Il campionato di terza con 16 squadre. Grandissimo. Cioè, non tutto, mai visto. Tutto in montagna, mi sembra. No, no, beh, c'è, c'è no. Anche montagna c'è dalle Alpi alle Piramidi, perché c'è la Bedoniese. C'è lo Zibello. Bravo. E lo Zibello. Che da Zibello a Bedonia ci sono... Sì, sì. Più di 100 km. 100 km. Mamma mia. E quindi è un campionato internazionale. Beh, comunque è un campionato bellissimo, io credo. Sì. Tra l'altro con un grande equilibrio, perché se calcoli che dai 26 ai 34 ci sono in mezzo 6 squadre, 7 squadre. Cioè... Mandami tutte le domeniche i risultati, perché da qui in avanti li voglio vedere. Vai su Emilia Gol, e ma tu mandami le personali. Te li mando personali. No, te le su Emilia Gol e prendi le Io visite. Punto sulla, sullo United. Sullo United? No, che no. Mi piace tantissimo. Io punto sul Campiano, ma credo che lo vincerà la Calestanese a questo punto. La Calestanese è rinata quest'anno. Poi la sua Calestanese, sai che lui è stato allenatore della Calestanese? Sì, 5 anni. 5 anni, Cavolo. Bene, allora, 3 minuti di pubblicità, poi ritorniamo in studio con le ultime battute. Abbiamo ancora i risultati della terza categoria di Reggio Emilia. Che lo sai che il nostro amico Gulo poi... E cosa ha fatto? Ha vinto, beh, vince sempre, molto bello. Allora, adesso 3 minuti di pubblicità. Benissimo, rieccoci in studio. Allora andiamo anche a vedere i risultati della terza categoria di Reggio Emilia con una squadra di Parma. Allora, prego Doriane. Quaresimo, Ambrosiana 1-0, Progetto Intesa, Bad Boys 0-0, Rubierese, Real Reggiano 1-1, Sporting Correggese, Montebello 0-2, Tricolore, Sabbionese 2-4, Virtus Bagnolo, Saturno 0-3 e ha riposato il Novellara. Guardiamo anche la classifica, tanto per ricordare che al comando c'è sempre il Montebello. E che il Gulo non ha ancora segnato. No, io non l'ho mica detto, l'hai detto te. Io dico, non ha ancora segnato, non mi risulta, io ho guardato, non ha segnato. Ha segnato. Secondo me ha fatto 2 gol oggi. Ha fatto 2 gol, ma non ha segnato. Secondo me no, ma non ha segnato. Perché ha fatto gol Bonori di Marco. Ah, guarda, io ho avuto questa notizia, che il Gulo segna solo nel campionato amatori. Beh, non ha fatto 6 partite e 17 gol. Esatto, negli amatori. Però in terza non segna. Cioè, ha qualche problema, secondo me. Non lo so. No, beh, il Gulo è forte. Poi i denti ce l'ha avuto come... Allora, Paolo, dici del Gulo, secondo te? L'ho avuto solo purtroppo nella preparazione, poi ha deciso di andare in terza categoria. E quindi non posso assolutamente giudicare. Secondo me era un giocatore che a noi poteva servire. Però lui ha fatto altre scelte ed è giusto che ognuno faccia se vuole il Gulo, comunque un posto glielo puoi trovare. No, ormai non trova più. Ormai è tutto chiuso. Perché no, cioè adesso dicembre è già finito. No, cioè, è già finito. Sì, è il 15, 16. Basta, finito, quindi mi dispiace, allora è finito lì. Allora, detto questo, scusa, io volevo un attimino sapere del tuo cappello, perché è veramente molto bello. Chi ti ha prestato questo cappello? No, ho perso una scommessa. E siccome dicevo che Babbo Natale è passato di moda e che adesso devono venire i nonni Natale, lo sceriffo, che è il a Parma lo conoscono tutti, è il gestore del bar che c'è a Pontetaro nell'albergo San Marco, mi ha detto: te non sei capace di metterti il mio cappello, se vuoi fare nonno Natale devi farlo seriamente. E allora ti sei messo il cappello. Mi sono chi col cappello. Benissimo. Okay. Allora volevo fare una domanda a Loris, no? Prima di passare alla fase dei saluti. Ma Loris, tu ti senti un po' più, adesso abiti nell'Lodigiano, no? Sì. Ti senti un po' più lodigiano, piacentino o parmense? Perché poi da Piacenza sono diversi anni che
che state avendo un grosso successo. Lui è Piasinte, allena Parma, ma le Piasinte. Ma lui però sono tanti anni che allena nel Parmezza. Lui è suo fratello. Lui è suo fratello. Coppia indissolubile. Io ho parlato con suo fratello e mi ha detto che la formazione la fa Loris, sempre. A me la raccontano così, no? Che Loris è quello che segue tutti gli allenamenti durante la settimana e poi dice questi sono i giocatori che sono in forma, e poi suo fratello prende le opportune decisioni. Dico bene? Beh, diciamo che adesso, se devo rispondere seriamente, c'è sempre stato un lavoro di totale collaborazione dall'A alla Z, dal piano degli allenamenti, della programmazione sugli allenamenti, sul lavoro atletico con cui poi dopo svolgiamo le nostre sedute di allenamento, e quindi c'è un confronto, ecco, direi che la parola precisa è confronto continuo. Che è il massimo che ci deve essere tra... Cioè, secondo me il fatto di essere anche fratelli... Ma ti sei trovato qualche volta... Paolo, tu pensi... Penso che sia il massimo. Che sia il massimo. Ecco, davvero. Ma ti sei trovato qualche volta, Loris, a non essere d'accordo con tuo fratello? Miglior svolgere. Settimanalmente. Però la risolvi perché hai fiducia, cioè sai benissimo... Cioè, quello che, il rapporto... No, comunque, su cosa mi sento? Ecco, come ti... Cosa cuore bianco rosso tutta la vita. Cioè, io cuore bianco rosso. Cioè, io sono emigrato al nord. Quindi, cosa vuol dire? Dove abito sono emigrato al nord. Si sente più però si sente piacere. No, non mi sento più piacere. Sono piacere. Come giusto, come è un po' diverso. È quello che dicevo prima, no? Cioè, sarebbe uguale per me. Se allenassi a Piacenza, io sarei un parmigiano. Cioè. No, però devo dire che la Fidentina in questi anni bisogna riconoscere che ci ha veramente accolto come dei fratelli, esatto. Non soltanto siamo anni... fratelli di mio fratello, ma fratelli con la... Quanti anni siete la Fidentina? È il terzo campionato. Cioè, parlaci un po' dei dirigenti, dai, che sono inventati questa sono squadra. Sono giovanissimi. Sono inventati questa squadra quanti anni fa? Credo sei anni fa. È del 78. 78, sì, no, è 78. Parlo degli ultimi quattro campionati in cui sono... No, devo dire che, insomma, ci siamo trovati bene subito, c'è un confronto continuo anche con loro. Sono ragazzi giovani, poi c'è un numero di collaboratori a disposizione sempre, quindi non ci fa mancare niente. È un posto bello dove allenare, veramente. Quest'anno poi ha fatto anche il settore giovanile, no? Hanno ripreso la juniores provinciale. Con la va via Tambè, però. No, però insomma, tutto sommato, qualche giocatore che viene a fare allenamento l'abbiamo avuto, l'abbiamo visto. No, sono sulla buona strada lì, non hanno fatto delle cose tanto per fare. C'è mancato un pelo che ci fosse, si parlava di fusione tra Fidentina e Salso, e forse tu non lo sai, ma a Salso hanno detto che non c'è stata la fusione perché i dirigenti della Fidentina facevano la fusione, andavano a giocare a Salso, andava tutto bene, ma volevano allenatori in massa. Ah, benissimo. Mentre invece a Salso volevano allenatore Voltolini, è saltato. E loro hanno fatto bene non fare l'accordo. Tanto per hanno fatto bene non fare l'accordo. No? Bisogna anche fare pettegolezze. Allora, andiamo con i saluti. Partiamo da Piacenza. Siamo arrivati al momento dei saluti, ringraziamo l'Arda Calcio, in particolar modo i giovanissimi 2001, i giovanissimi 2002, gli allievi 98 e gli allievi 99. Ringraziamo anche Franco Castagnetti, vicepresidente dell'Arda Calcio, Giancarlo Bianchi, presidente dell'Arquatese, Marcello Noto, consigliere dell'Alseno Calcio, Giuseppe Doti, consigliere dell'Arda Calcio. Ringraziamo inoltre Michele Vitali, allenatore giovanissimi 2001, Brunetti Giorgio, vice allenatore giovanissimi 2001, Davide Rosi, dirigente accompagnatore giovanissimi 2001, Francesco Pellegrini, allenatore giovanissimi 2000, Alberto Maffini, allenatore allievi 98, Giorgio Bersani, accompagnatore allievi 99. Ringraziamo inoltre il presidente della Berdarda, Enrico Manfrini, che purtroppo per impegni di lavoro stasera non è potuto essere qui con noi. Ringraziamo l'altro village che ogni domenica sera ci ha tenuto come ospiti. Ringraziamo anche tutti i nostri telespettatori che ogni domenica sera ci seguono. E infine facciamo anche gli auguri di Buon Natale a voi che siete in studio. In particolar modo tanti auguri di Buon Natale a te Daniele, al mitico Manso. Infatti Manso ti aspettiamo qui all'altro village. Anche ad Oriana tantissimi auguri e agli altri ospiti in studio. E ancora tanti, tanti, tanti auguri. Di Buon Natale.
Benissimo, rieccoci. Allora salutiamo anche i nostri ospiti qui in studio e ringraziamo. Buon Natale le nostre splendide Francesca e Anna Maria. Comunque loro erano gelosi dell'invito, te lo sì, dico. Eh? Vabbè. No, ci hanno dato un calcio, sì, ci abbiamo ammonito, no? Cioè, non può. Prego Doriana, andiamo con i saluti dei nostri salutiamo ospiti. Salutiamo Paolo Denti, allenatore del Montanara. Arrivederci e auguri a tutti. Loris Mazza, vice allenatore del Fidentina. Buon Natale a tutti, grazie. E il nostro Giorgio Mansanti, il mitico Manso. Vi saluto tutti, ci rivediamo purtroppo per voi ancora l'11, perché il panettone, il panettone, io scherzavo, ma io l'ho mangiato, me l'ha portato lui, quindi cioè, io l'11 ci sono, a meno che non ci verrà mica in mezzo delle cose strane. No, ci siamo ancora tutti, ci siamo ancora tutti, va bene. Allora, grazie Doriana, grazie ai nostri ospiti, grazie agli amici di Piacenza, grazie ai nostri collaboratori, Pietro Fantuzzi e il mitico Gianmarco Gimmo, che in regia naturalmente fanno a volte anche miracoli. E buon Natale anche l'emittente, dai, Teleducato sicuramente. Number one, della domenica sera, allora, siamo noi. A tutti quanti i nostri telespettatori, buon Natale. Vi ricordo quest'anno una grandissima iniziativa, dalle 23 del giorno 31 all'1 del giorno 1 ci sarà questa grandissima diretta da San Nicolò in provincia di Piacenza. Quindi amici telespettatori, non perdete questa diretta di musica e sport bellissimo direttamente dalla piazza di San Nicolò. Appuntamento all'11 di gennaio. A tutti buon Natale e buone feste.